minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. In realtà ci troviamo a qualche metro dal convento di San Giovanni Rotondo, a Casa Maria Pile, un luogo che oggi accoglie i giovani che vogliono fare un'esperienza all'insegna della spiritualità qui a San Giovanni Rotondo con il servizio di pastorale giovanile vocazionale. In questa casa dell'americana Maria Pai, di questa figlia spirituale di Padre Pio, per raccontarvi uno scorcio d'arte anche della nostra storia. Sicuramente in tanti abbiamo visto, perché i nostri genitori insomma ce l'hanno anche raccontato, di questa straordinaria artista Titina De Filippo, che ha interpretato Filumena Marturano. Era a tutt'occhi, ovvero, e che voce, dicevano i fratelli De Filippo. No p' cantà, badate, ma p' parlà. Ecco, la voce, gli occhi di Filumena Marturano e di tanti personaggi che hanno strappato applausi, viaggiato e visto in ogni angolo del pianeta. Ma alla chiusura dei sipari, anche la stessa Filumena, che diventava poi Titina, aveva i suoi problemi di vita, e anche lei nel 1958 decise di venire qui a San Giovanni Rotondo, bussare alla porta del convento dei frati minori cappuccini, chiedere di parlare con Padre Pio da Pietrelcina. Ad accoglierla trovò Padre Pellegrino Funicelli da Sant'Elia a Pianisi. Padre Pellegrino, che conosceva il lavoro degli artisti, ascoltò in modo particolare la partecipazione di questa grande attrice. Lei capì che si poteva fidare di Padre Pellegrino e si aprì. Padre, non sto bene. Vorrei parlare con Padre Pio perché ho bisogno di preghiere e di una sua benedizione. Beh, Padre Pellegrino prese a cuore la richiesta e la causa di Titina, tanto da supplicare il Santo Frate Minore Cappuccino perché intervenisse. Questo incontro fu familiare. Padre Pio ascoltò Titina, promise di pregare per lei, poi la salutò e racconta Padre Pellegrino che quando stava per andar via, Padre Pio si voltò nuovamente e la salutò nuovamente. Ecco una piccola delicatezza anche di Padre Pio da Pietrelcina nei confronti di questa donna, questa grande artista. Soffrì molto Padre Pellegrino quando seppe che per Titina non c'era più nulla da fare. Ma come può Dio rifiutare questa guarigione? Pensava Padre Pellegrino. Come puoi tu, Padre Pio, non riuscire ad ottenerla, a strapparla? Pensò. E poi gli disse, in quei giorni drammatici della malattia di Titina, nei quali si scontrò in questo senso con il mistero della malattia, dei miracoli, delle grazie che arrivavano oppure no. Ecco, Padre Pio provò a fargli comprendere in quei giorni che c'è un progetto d'amore di Dio anche quando il dono della guarigione non arriva, e i due parlarono a lungo su questo argomento. Padre Pio, conoscendo l'amore per l'arte di Padre Pellegrino Funicelli, gli chiese di recitargli qualcosa, e Padre Pellegrino gli recitò proprio un passaggio di Filomena Marturano, proprio quello in cui, sotto lo sguardo della Madonna di una delle edicole mariane nel cuore di Napoli, lei decide di tenersi il figlio. Il santo lo ascolta con grande attenzione e apprezza molto. Se ammiri questi attori, gli disse, per pagine così belle hai tutta la mia stima. Bravo Padre Pellegrino, gli disse Padre Pio. Poi nel 1963 Titina morì e fu proprio Padre Pellegrino a dirlo a Padre Pio, e aggiunse, ho intenzione di andare sulla sua tomba per portarle un fiore. Dille una messa, lo interruppe Padre Pio, e Padre Pellegrino rispose, l'ho già fatto. E allora, bene Pellegrino, di fiori allora portane due, uno per me e uno per te.